I test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso, a fare prove d'ammissione anche gli atenei privati, come l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza, che ha concluso gli esami. Siamo due studenti di economia, io sono al secondo, lui al terzo. Il fatto della crisi del mondo del lavoro ci spaventa, siamo fiduciosi, io ho ancora 3 anni davanti, quindi spero che in questi 3 anni possa migliorare tutto il contesto. Settimana prossima riprendono i corsi, si sono conclusi i test di ingresso per gli studenti con voto di maturità inferiore a 75 centesimi, per tutti gli altri l'ammissione all'Università Carlo Cattaneo di Castellanza è diretta. Ex cotonificio da cui una volta uscivano gli operai, ora gli universitari, professionisti di domani. A caratterizzare l'Ateneo il profondo legame con il territorio. Questa è un'università che nasce per iniziativa di imprenditori e per cui è caratterizzata dal pragmatismo che connota gli imprenditori. Da questo deriva innanzitutto la scelta delle facoltà, che sono 3 facoltà rivolte all'impresa: giurisprudenza, ingegneria gestionale ed economia. 300 i docenti per 2100 studenti che ancor prima di aver concluso gli studi approcciano il mondo del lavoro con stage anche all'estero. La novità quest'anno si chiama Energy Management, ovvero come ottimizzare il consumo energetico all'interno delle aziende. È il nuovo orientamento della facoltà di ingegneria. Qui le donne sono solo il 25% e lo stesso preside lancia un appello. Ingegneria purtroppo non è riuscita ancora a scrollarsi di dosso questa immagine maschilista. Sarebbe ora davvero di riuscire ad attirare più donne, anche perché, lo ripeto, le prospettive di progressione di carriera sono ampie per gli uomini e per le donne.